Luca Zingaretti, tornano due episodi del commissario Montalbano. Ecco, tanti temi trattati in questi episodi, dalla vittima di pedofilia al cyberbullismo, l'attualità è proprio nel DNA di Camilleri e di Montalbano. Sì, l'attualità, così come anche la sua solita capacità di raccontare attraverso dei singoli episodi o dei singoli casi un suo modo di interpretare la vita, una sua filosofia direi quasi, una sua linea metafisica, che poi io credo sia anche uno degli elementi che ha fatto sì che questa serie venisse amata così tanto, non solo in Italia ma anche all'estero. La scrittura camilleriana non è solo una scrittura di episodi e di eventi, è una scrittura che serve a veicolare una cultura millenaria come quella siciliana, di un uomo che era immerso in quella cultura, quindi una cultura fatta di metafore, una cultura fatta di miti, una cultura fatta di tante cose. Per la prima volta nella sua vita Montalbano arriva anche al cinema. È secondo te un naturale approdo per un prodotto comunque così di grande qualità? No, io penso che questo sia un prodotto fatto per la televisione, e non lo ritengo una cosa minore, perché ormai abbiamo capito che la televisione in certi casi è molto più interessante del cinema, però sarà un grande gioia per me vedermi le immagini che ho girato sia da dietro che da davanti sul grande schermo. Mi era mai già capitato, per gli 80 anni di Andrea Camilleri avevamo fatto una serata all'auditorium, un auditorium strapieno, ed era stato veramente divertente anche vedere le risate, l'affetto, gli applausi addirittura a scena aperta che il pubblico aveva tributato a quella proiezione. Luca, è anche la prima volta senza il maestro Camilleri e anche senza appunto il regista Sironi. Ci racconti anche emotivamente se è stato faticoso vivere il set in quei giorni o in quelle settimane? Guarda, più che altro è stato dolorosissimo, faticoso no, perché io mi sono trovato dall'oggi al domani a lavorare 20 ore al giorno, perché dovevo vedere location, attori, rimettere a posto le sceneggiature, così come lo facevamo sempre insieme a Alberto Sironi, entrando a freddo e soprattutto avendo sulle spalle anche un'esperienza, quella da attore, di una serie che mi vedeva esausto ogni volta che la finivo. Però sai come succede, nei momenti di bisogno uno tira fuori le energie non sa da dove, quindi io ero come se fossi anfetaminico, infatti mi dicevano ma che te fai? Doloroso sì, perché non c'era un attimo in cui non mi chiedessi questa come l'avrebbe girato Alberto, e mi sembrava impossibile che Alberto non ci fosse. Alberto è stato un mio grandissimo amico, è stato un uomo che ho amato profondamente, con cui mi sono scontrato, mi sono mandato a quel paese, abbiamo mangiato, ma cucinato, abbiamo bevuto, è stato un complice. Insomma, una dipartita molto 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 dolorosa per me. Io spero che saremo in tanti a salutare lui, Andrea e Luciano questo giro il 9 marzo davanti alla televisione, perché mi piacerebbe festeggiare questi tre colonne della nostra serie, che erano tre figli d'Endrocchia, che hanno amato la vita sopra ogni altra cosa, proprio veramente tre filibustieri, amavano la vita, amavano divertirsi, se la so goduta alla grande fino all'ultimo, e so sicuro che questo nostro festeggiamento loro lo gradiranno e si uniranno a noi là dove si trovano con un grande bicchiere di vino rosso in mano, perché hanno tre figli d'Endrocchia. E quindi voglio che sia un addio non mesto, perché tanto ce ne andremo tutti, ma che sia un addio un po' alla messicana, con allegria, canti, suoni, balli, da mangiare e poi chi più ne ha più ne metta. Il Coletta ha detto che desidererebbe tanto vedere te e Luisa sul palco a condurre un varietà, magari prima serata sul Rai 1, che ne pensi? Io pensavo già di Coletta, che era un grande dirigente già da prima, voglio dire. No, io stimo tantissimo Coletta da quando l'ho conosciuto anni fa a Rai 3, ed è un capacissimo manager, dirigente della televisione, mi fa veramente enorme piacere vederlo sulla poltrona più ambita delle reti Rai, sulla poltrona della rete Ammiraglia. Mi ha fatto enormemente piacere, data questa stima, leggere quello che ha scritto su di me, e poi insomma adesso vediamo. Rivedremo il commissario Montalbano in TV dopo questi due episodi? Ma io intanto non dico no, ma non dico nemmeno sì. Abbiamo deciso che dopo questo addio festoso io voglio prendermi un periodo in cui far sedimentare tutta questa energia, tutto questo anche dolore,
e vedere se il fatto di ritornare è una cosa che mi va, come appunto un senso di responsabilità di testimone che continuo, oppure se scopro che forse ha poco senso e sarebbe troppo doloroso. Adesso andiamo in onda, ce n'è un altro tra l'altro di episodio che noi abbiamo girato e che la RAI ha deciso di mandare l'anno prossimo, quindi l'anno prossimo sicuramente c'è. Se poi ce ne sarà un altro o meno lo decideremo una volta che avremo elaborato questo lutto e digerito questa nuova situazione. Luca, qual è stato l'insegnamento più grande che le ha lasciato Camilleri sin dai tempi dell'Accademia? Ci ha insegnato, almeno a me, giovane uomo che frequentava l'Accademia, Andrea, che già all'epoca era un grande affabulatore, lui insegnava regia televisiva e siccome non c'avevamo una lira come Accademia per comprare nemmeno una telecamerina, lui ci raccontava, e la cosa più bella era che credo abbia insegnato a me, ma un po' a tutti quanti, a godere delle piccole cose della vita, delle cose che di solito noi non vediamo perché andiamo troppo di corsa, perché ci abbiamo mal di pancia, perché ci abbiamo i nostri pensieri, perché pensiamo che siamo eterni, eccetera, eccetera. Invece lui montava una lezione su come aveva bevuto il cappuccino il personaggio lì vicino. Ora io credo che queste sono delle cose che rendano ricca la vita di un essere umano, uomo o donna che sia, e quindi che sia un peccato, è ovvio che non possiamo andare a una velocità tale per vedere qualunque cosa, però se uno ogni tanto riuscisse a regalarsi dei momenti di questo tipo, una velocità di vissuto come che ti permetta di cogliere queste piccolezze fa un gran bene a se stesso e alle persone che gli vivono accanto. Luca, ti fa sorridere che non sarei più l'unico commissario in famiglia, dato che Luisa interpreterà il commissario Lo Bosco? Senti, Luisa c'ha una sua carriera, se la vede lei, io non. Poi voglio dire, Luisa ha già fatto un commissario, io vorrà dire che io farò una vedova. No, non scherziamo, le cose di lavoro sono cose serie, nel senso che io e Luisa ci teniamo a avere due profili distinti e separati, Luisa sta facendo il suo percorso e se ha deciso di interpretare un commissario ci sarà un motivo che è assolutamente indipendente dal fatto che io ho interpretato Montalbano. Grazie.